Give it to me like... Grazie a tutti, grazie mille dell'invito e della presentazione. Io ho avuto il piacere di conoscere Giusy prima in modalità virtuale e poi finalmente anche di persona. Ci siamo confrontate molto e mi piace descriverci come due protagoniste del mondo tecnologico e innovativo, anche se abbiamo e ricopriamo due ruoli diversi. Io mi occupo di comunicazione e Giuse è il CEO di una startup di intelligenza artificiale. Io sono molto contenta di accompagnarti su questo falco del TEDx Women di Empoli per raccontare la tua esperienza. Ciao Giuse! Ciao Vanessa, uh, salve a tutti. Uh, innanzitutto grazie per la presentazione e condivido con te il piacere di poter fare questa chiacchierata. Uh, come è stato accennato in uh, vari momenti ho fondato una start-up e in particolare noi lavoriamo per rendere la manutenzione industriale semplice e ottimizzata. Mm. Costituita a fine 2020, eh, quando avevo finito con i workout, col sistemare casa, che, che eravamo in pandemia, e, m, dovevo scegliere se panificare o costituire una società. Una scelta easy, insomma. Easy, facilissima. Uh, ho scelto la seconda, se hai se capito. Scherzi a parte, ehm, quello che io volevo era creare qualcosa che potesse essere mio e eh, mi piaceva l'idea di poter costruire eh, quello che è il mio ambiente di lavoro, eh, ambiente di lavoro anche di tutto il mio team. E, mh, questo è il motivo che mi ha spinto a iniziare questa sfida. Poi, ovviamente, la scelta del tipo particolare di startup deriva dal, dall'esperienza e dalla passione che ho per il deep tech e consapevole che era il settore in cui potevo dare dare un maggiore impatto. Mi piacciono le tue parole e se mi permette le vorrei fare anche un pochino mie, perché nella mia quotidianità lavorativa io mi occupo di comunicazione interna in un'azienda di innovazione nel campo dell'information technology e considero il team di lavoro un po' un facilitatore dell'ambiente aziendale, perché proprio come dicevi tu fare qualcosa che possa essere di impatto, creare impatto, ma eh, dare un contributo e aiutare gli altri, tra l'altro facilitatore di un ambiente mh, che ha l'obiettivo di essere positivo, sano ed eh, inclusivo. E ti posso assicurare che Poca oh, roba, molto sfidante. Per lo più in un settore. Che soffre di un gender gap molto importante perché è abbastanza nota, infatti, la difficoltà di far avvicinare le ragazze a, ai percorsi STEM. Quindi, anche per questo, sono ancora più orgogliosa di essere qui con te sul palco perché sei una donna e sei a capo di una startup che si occupa di intelligenza artificiale. Quindi, adesso arriva la vera domanda: com'è che ti sei avvicinata a questo percorso, ma soprattutto quando è che hai capito che la tecnologia fosse davvero il tuo campo? Allora, il mio percorso professionale ha seguito una strada insolita, diciamo. Uh, ero la classica bambina che, che disegnava case e se aggiungiamo poi l'anima un po' nerd, la scelta di ingegneria edile è immediata. Um, durante l'università mi sono avvicinata a quello che è il mondo tech uh, per due strade parallele. Da un lato uh, con un, un corso che ho fatto in design computazionale che mi ha permesso, diciamo, di... Programmare e progettare a livello architettonico. Dall'altro, un'associazione internazionale studentesca di cui ho fatto parte, che mi ha permesso sia di gestire eventi, team di persone, ma soprattutto di entrare in contatto con tutta una serie di altri studenti di ingegneria, eh, in particolare automazione, mondo di, di cui mi sono innamorata. E, mh, non è un caso poi che i ragazzi con cui ho fondato la startup siano proprio di, di questa associazione. Tutto questo quindi è confluito nella decisione di aprire una società durante gli ultimi anni di, di università e così è iniziato il mio viaggio all'interno dell'intelligenza diciamo, artificiale e tutta l'immensa conoscenza che ne viene fuori. Adesso ti vorrei fare una domanda, però parto un pochino più da lontano. Nei secoli ci sono state tante innovazioni di cui siamo stati testimoni o comunque protagonisti, però diciamo che il cambiamento in parte ci ha sempre spaventato. Poi è arrivato il momento dell'intelligenza artificiale, che sta mettendo in discussione un po' una serie di cose, soprattutto anche per il forte impatto che ha anche nella società o comunque nelle nostre vite. Eh, spesso abbiamo un po' il preconcetto di pensare che quello che è artificiale possa avere una connotazione anche negativa. Quello che ti chiedo è mh, che impatto ha sulle scelte delle persone, ma soprattutto eh, sulle scelte delle persone che decidono di lavorare con questa tecnologia? Quindi ora arrivo alla vera domanda: quali sono state le tue di scelte? Um, ovviamente, di scelte fatte ce ne sono state diverse durante questo percorso. Questo l'abbiamo capito. <ride> sempre fatte uh, seguendo quelli che sono i miei valori e l'idea della persona che, che volevo essere. Uh, invece, per quanto riguarda le, le scelte da compiere uh, nel um, lavorare con queste tecnologie, queste devono sempre essere uh, guidate dall'etica. E parlando di, di etica, è anche uno dei, dei temi cruciali legati all'intelligenza all artificiale perché ci si domanda. Come può un algoritmo essere etico? E, appunto, dai film possiamo vedere come è sempre un qualcosa di, di malvagio e cattivo che inevitabilmente ci vuole uccidere, uh, però in realtà uh, dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di uno strumento e siamo noi a decidere il funzionamento. Tu facevi riferimento alla filmografia, insomma ai film. Probabilmente il fatto che venga descritta l'intelligenza artificiale un po' come l'antagonista, oppure come il protagonista cattivo, possa essere in realtà un riflesso delle paure collettive che sono legate appunto all'implicazione che ha l'intelligenza artificiale appunto nella società. Oppure al tempo stesso, magari potrebbe anche essere una strategia, perché proprio per questo viene rappresentata in questo modo per creare magari più hype o coinvolgere di più il pubblico. In ogni caso, però è chiaro che riflette anche l'importanza sempre crescente. Che che ha l'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni. Alcuni timori, appunto, potrebbero allora, in questo caso, essere giustificati o in qualche modo fondati. E proprio come dicevi tu, dobbiamo magari ricordarci ed essere consapevoli che si tratta comunque di uno strumento, di una tecnologia e che possiamo essere noi a guidarne il funzionamento. Ma questo può essere davvero possibile, soprattutto nel caso affermativo, come facciamo? Uh, la sfida che stiamo vivendo oggi è proprio quella di uh, creare algoritmi uh, che possano essere etici e um, con questo intendo che non abbiano, uh, siano condizionati da, da bias. E, um, ad oggi uh, dobbiamo ricordarci che non possiamo delegare ancora all'intelligenza artificiale delle scelte, uh, ma possiamo utilizzarla a supporto per delle scelte che vengono comunque compiute da noi. Anche perché comunque si tratta di una situazione nuova, non abbiamo situazioni del passato comunque con le quali confrontarci e magari quindi nemmeno delle linee guida veritiere da, da seguire. Quindi non sappiamo nemmeno se queste implicazioni sono davvero così spaventose com come noi le sentiamo. Quindi la domanda è, com'è che si fa ad avvicinare l'intelligenza artificiale alle persone? Oppure le persone all'intelligenza artificiale? Um, allora, una um, prima domanda. Uh, il punto di partenza secondo me è capire cosa fa tanta paura. E, mh, la risposta che mi sono data è che sicuramente un aspetto è che quello che non si conosce fa paura ed è legittimo. L'intelligenza artificiale però non, non deve essere qualcosa di oscuro, appannaggio soltanto dei data analyst, ma uh, dobbiamo appropriarcene come un potente strumento che... È un alleato e che può semplificare la nostra vita, il lavoro e pertanto va conosciuto. Uh, parlando di, di paura, penso tutti noi abbiamo visto uh, le foto di, del Papa con, con il giubbotto. Comunque a parte il Papa ne abbiamo viste tante altre, insomma. Anche. Sì, altre ne usciranno. Esatto. <ride> Comunque uh, alcuni, diciamo maggior parte, magari una prima visione di quella foto... C hanno creduto, cioè, io ci ho creduto personalmente alla svolta stilistica del Papa, mi piaceva anche. E la confusione diciamo, tra vedere un'immagine, dire ok, questo è reale oppure non lo è, uh, spaventa ed è una sensazione del tutto legittima. Dobbiamo però uh, ricordarci che abbiamo già affrontato situazioni analoghe uh, all'epoca di in inizio di Internet, le fake news, i fotomontaggi, siamo sempre riusciti poi a, a distinguere uh, le cose, magari questa volta non dobbiamo basarci soltanto su quello che vediamo, ma allenare maggiormente il nostro spirito uh, critico nel fruire di un, di un contenuto. E Parlando invece di, di bias, un caso tipico che, che si fa legato all'intelligenza artificiale è quello delle assunzioni. Immaginiamo di essere un'azienda che vuole assumere un, uno sviluppatore e um, crea un algoritmo per efficientare questa scelta. Uh, L'algoritmo si baserà sulle precedenti assunzioni e seleziona maggiormente maschi rispetto alle femmine. Quindi qui si potrebbe pensare che si tratta di un algoritmo magari anche sessista. Potrebbe, um, perché quando noi si sviluppa un'intelligenza artificiale, come abbiamo accennato, bisogna rispettare una serie di standard etici e sempre uh, vanno controllati uh, quelli che sono i risultati generati. Nel caso specifico, uh, come giustamente accennavi tu in, in precedenza, le ragazze in laurea STEM sono il numero inferiore, ancor di meno le sviluppatrici, e um, questi sono dei, dei fatti: gli algoritmi si basano proprio su, su dati. E pattern del passato, quindi possiamo dire che è questa la loro colpa, ehm, ma dobbiamo essere noi attenti nel porci le giuste domande e dare um, i giusti input agli algoritmi nella fase di, di training, e non è un caso che in gergo si dice uh, garbage in, garbage out. Questo ammetto che ho dovuto spiegarmelo perché non lo sapevo, però alla luce delle tue argomentazioni magari possiamo ipotizzare che magari la trasparenza nella comunicazione verso le persone che decidono di adottare la tecnologia dell'intelligenza artificiale o magari anche la formazione sul loro corretto utilizzo possono essere dei validi suggerimenti da portare avanti e magari nel mondo lavorativo, professionale potrebbe anche essere mh, fondamentale fare evidenziare, magari emergere quelli che sono i, i veri vantaggi all'interno delle aziende, magari mi immagino in un'azienda di produzione oppure dei reali vantaggi nell'impiego effettivamente delle, delle risorse umane. E tu in questo senso il futuro com'è che lo vedi? Ah, io ovviamente diciamo io il futuro lo vedo pieno di cambiamenti ma pieno di opportunità. Um, L'intelligenza artificiale um, deve essere utilizzata per semplificarci tutti quelli che sono dei compiti quotidiani, task che magari ci annoiano anche, ma tutto questo per poterci concentrare su quelli che sono le attività che mettono al centro la, la nostra persona, le nostre caratteristiche intrinseche che sono poi anche eh, il vero motivo eh, per cui diamo valore alle attività che facciamo. E, mh, il rilascio di ChatGPT, eh, comunque in generale l'intelligenza artificiale generativa, ha sancito un momento importante nel, nel dibattito perché ha reso evidenti tutta una serie di, di aspetti come eh, la violazione del copyright, i diritti di autore, come funziona. E ovviamente si sta cercando di, di dare delle risposte a questi dubbi, altri dubbi ne nasceranno, non c'è dubbio. E, un esempio è l'UNESCO che sta, ha rilasciato una serie di, di raccomandazioni per guidare gli stati e per creare un dei valori condivisi uh, attraverso i quali gli stati possano poi emettere le proprie leggi e uh, strumenti legati all'intelligenza artificiale. Naturalmente è necessario un lavoro... Di tutti, diciamo, de dello Stato, di chi la effettua e lavora eh, con l'intelligenza artificiale, ma anche di chi ne usufruisce eh, da parte di chi eh, sviluppa e chi, eh, chi realizza effettivamente intelligenza artificiale, è fondamentale creare team eterogeni eh, di background, eh, questi si sia di conoscenza che proprio di, di origine eh, delle persone, questo perché. Che dà la possibilità di minimizzare i bias all'interno degli algoritmi. Beh, direi che un po' di strada, di cose da fare ce ne sono, però magari siamo anche sulla strada giusta. Assolutamente, io spero che già questo sia un primo passo nei confronti di chi ci ha ascoltato per minimizzare un po' quelle paure che, che hanno e magari avere anche incuriosito qualcuno. E io ti ringrazio per aver trovato le parole giuste e per avermi permesso di cercarle anche insieme a te. Grazie mille a tutti e grazie Giusy. Grazie.